Bentrovati, Davide Critico. Oggi Empoli Bologna. Andiamo in trasferta. Sarà tutto tranne che una partita semplice, ma assolutamente non è una sfida da sbagliare verso Empoli. Ieri c'è stato l'alluvione, oggi ci sono 40 gradi. Pronostico? 0-3. Pronostico? Pronostico 1-2. È entrata la squadra, mi sento un 1-2 per noi. Ateliera Shalom, centri di servizi per le famiglie, dove ogni giorno auguri di buon compleanno vanno anche a compio 84 anni. Gina compie 84 anni, tantissimi auguri alla Gina. Stanno facendo tutti i compleanni dei tifosi dell'Empoli, bellissima, atmosfera meravigliosa, ottimo. Se siete allo stadio è stato rotto uno specchietto, un finestrino, è stato Ebicer che nel riscaldamento ha tirato tre palloni, penso che uno sia arrivato a Firenze. Ehi. Ha fatto gli anni anche Edoardo. Autogol di Lucumi per iniziare bene. Tredicesimo, molto imprecisi noi, non abbiamo ancora fatto un tiro in porta. Sicuramente prendere un autogol così presto non è bellissimo. Gol del Bologna annullato. Ecco, annullato il secondo gol della serata. Vabbè, dopo il VAR. Rimaniamo 1-0 per l'Empoli al 27esimo. Bologna. 2-0 per l'Empoli a nei minuti di recupero del primo tempo. No, oggi no, è anche sfortunato. Finisce un primo tempo un po' incomprensibile. Dominguez esterno, Barro veramente inconcludente, dietro si abbiamo capito poco, forse l'unico che si salva è Scouten, è un Borsolini ci ha provato, poi anche sfortunati per quei due gol, ce li hanno annullati per dettagli, giustamente ce li hanno annullati, però questa non è la squadra d'Europa, quella di oggi non è la squadra d'Europa, per niente. Inizia il secondo tempo, peggio del primo, difficile che vada. Si mangia un gol incredibile Orsolini su assist di Barro che esce, mi viene da dire purtroppo finalmente, perché anche oggi partita da dimenticare. Comunque se questa palla fosse stata presa nel modo giusto da Orsolini avrebbe fatto un assist, però non puoi fare, quanti sono, 60 minuti del genere. Entra anche Ferguson che non si sa perché non abbia iniziato la gara. Un'occasione a testa, subito partiti, noi in colpo di testa e loro occasione con Cacatproli, come si chiama, rivoglio il Bologna di Bergamo. Si
mangia un gol incredibile Orsolini su assist di Barro che esce, mi viene da dire purtroppo finalmente, perché anche oggi partita da dimenticare. Comunque se questa palla fosse stata presa nel modo giusto da Orsolini avrebbe fatto un assist, però non puoi fare, quanti sono, 60 minuti del genere. Entra anche Ferguson che non si sa perché non abbia iniziato la gara. Limiti nostri ma anche sfortuna, Orsolini si mangia un altro gol, o parata di Vicario, mettetela come volete, ma non entra. 3-0, c'è da vergognarsi, c'è da vergognarsi, oggi c'è da vergognarsi. Settantacinquesimo e non vediamo l'ora che finisca, perché è una vergogna, stasera è una vergogna. Bologna, la mia vita te la dedico, come bella la tua costa, che si incazza per tre gol e canta. È uscito Ebischer, è uscito Ebischer al 76esimo, io stasera ho visto 76 minuti di Ebischer. Rigore per il Bologna. Gol di Orsolini, 3-1 ed entra Mattia Destro. Mattia Destro. Espulso Zanetti, altra occasione per il Bologna, ma siamo già oltre il 90esimo, 3-1 per l'Empoli. No, stasera no. Finisce 3-1. C'è da vergognarsi. Oggi c'è da vergognarsi. Che ti ferro città non esiste. Ti dicevano intanto insieme a noi e non ti piace.